Allora, Aristotele, settima puntata, biologia, matematica e psicologia. Allora, l'altra volta abbiamo affrontato la fisica, no, nel senso nostro del termine, ma vi avevo già detto che Aristotele per fisica intende tutte le scienze della natura e quindi intende anche, per esempio, la biologia, anche la matematica, anche la psicologia, tutte le scienze della natura. Allora, adesso prendiamo in considerazione la biologia, che è la scienza naturale preferita da Aristotele. Probabilmente anche perché suo padre era medico, naturalmente c'è una forte continuità tra medicina e in generale biologia, in parte per la sua attitudine personale. Aristotele amava la biologia, la ricerca biologica più di ogni altro tipo di ricerca scientifica e naturalmente questo amore si tradusse in una grande attività di studio, di scoperta, di produzione scientifica. In questo senso Aristotele si può considerare il fondatore della biologia, no, della scienza biologica, in particolare a livello proprio di zoologia, ma anche in parte, seppur in parte minore, relativamente alla botanica. In particolare, quali scoperte, innovazioni introduce Aristotele nella ricerca biologica? Innanzitutto il fondamentale concetto di specie vivente, la divisione in generi e soprattutto specie. No. Per esempio, l'uomo è un animale, genere, no, bipede, che parla un linguaggio alfabetico. No, che ha due arti con il pollice opponibile, appunto, genere e specie. Capite sicuramente da soli che questi due concetti biologici, sapete, quando studiate biologia, sapete benissimo che vi basate spesso e volentieri, no, sul concetto di specie animali, no, specie animale, specie vegetale, eccetera. Ma sicuramente vi ricordate che Aristotele aveva già parlato di generi e specie come, no, uno dei tre, scusate, due dei tre tipi, livelli fondamentali della forma, no? Vi ricordate che nella sua teoria metafisica dell'essenza, per Aristotele la forma era costituita dalle categorie, dai generi e dalle specie. Questa concezione metafisica generale trova la sua, diciamo, più significativa, produttiva applicazione nell'ambito della biologia, appunto dando origine ai concetti biologici di genere e soprattutto di specie, no? Le specie viventi. Come si definiscono le specie? Allora, innanzitutto, per Aristotele, le specie sono delle realtà effettive, delle realtà collettive. Secondo, no, Aristotele, gli esseri viventi, ma non solo, ma adesso noi. Gli esseri viventi sono divisi in gruppi, esiste una reale, oggettiva differenziazione degli esseri viventi
in gruppi, in essenti collettivi, no? Esistono degli le specie sono degli essenti non individuali, ma collettivi. Perché? Perché molti essenti condividono la stessa forma fondamentale. Per esempio, tutti i gatti costituiscono la specie, no, dei gatti. No, del gatto, che poi credo che sia Felix, no, Felix, felino, vabbè, comunque la specie dei gatti condividono la stessa forma, e quindi sono un'entità collettiva reale. Quindi qua questo non vale per la scienza di oggi, ma invece per Aristotele, quando si parla, no, della specie dei gatti, della specie delle marmotte, della specie delle giraffe, si parla di entità collettive reali. E in questo senso Aristotele indica anche qual è il metodo per classificare gli esseri viventi. A partire dal concetto dai concetti di genere e di specie, Aristotele inventa la tecnica di classificazione degli esseri viventi, e cioè bisogna indicare per ogni gruppo, per ogni appunto essente collettivo di organismi, bisogna indicare il genere a cui appartengono e la differenza specifica, cioè quella proprietà differente che costituisce una specie distinta. I gatti sono dei mammiferi genere che miagolano, facciamo così, che mammiferi quadrupedi che miagolano, assumiamo che l'essenza dei gatti sia il fatto di miagolare, ma piuttosto che, no, appunto, come avevamo detto prima, gli uomini sono dei mammiferi, invece, questo è sempre il genere comune, ma la differenza specifica è diversa, dei mammiferi che invece di miagolare parlano, differenza specifica. Quindi per poi denominare, classificare, distinguere ogni specie da ogni altra specie, appunto bisogna indicare il genere e la differenza specifica, appunto la specie propria di ogni essere vivente. In secondo luogo, Aristotele introduce nella biologia la tesi secondo la quale, molto importante, secondo la quale la funzione sviluppa l'organo. Allora, questa tesi è relativa alla costituzione del corpo dei diversi esseri viventi, cioè alla loro morfologia. Per morfologia in campo biologico si intende appunto la forma, la conformazione fisica, no, di un'aquila rispetto a un lombrico, rispetto a una rosa, hanno diverse conformazioni fisiche. Come si spiegano queste diverse conformazioni fisiche? La biologia, in quanto scienza, non deve solo descrivere e classificare, deve anche spiegare perché l'aquila è fatta in un certo modo, mentre la rosa è fatta in un altro modo, il tulipano è fatto in un altro modo. Come si spiega questa diversa morfologia? Si spiega in base appunto alla legge secondo la quale
la funzione sviluppa l'organo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la funzione di volare, che è propria, no? che è alla base delle aquile, ha sviluppato l'organo delle ali, che effettivamente è un arto, ha sviluppato le ali dell'aquila, no? Quindi perché l'aquila ha le ali e invece il delfino ha una pinna? Perché l'aquila ha la funzione di volare e il delfino invece ha la funzione di nuotare sott'acqua. Dunque, capite cosa vuol dire? La funzione sviluppa l'organo, configura l'organo, no? E quindi i corpi dei vari esseri viventi si configurano in relazione alle loro diverse funzioni, alle diverse funzioni che sviluppano, che, e queste funzioni da che cosa derivano? Naturalmente, per Aristotele, derivano dalla loro forma essenziale, no? Ovvero dal loro compimento. Il volare è il compimento delle aquile. Lo scavare buche, tane sottoterra, è il compimento delle talpe, tanto per dirne una. E ecco, no, quindi in questo senso le diverse funzioni dei diversi esseri viventi corrispondono ai loro diversi compimenti, ma lo sappiamo che il compimento non è altro che la realizzazione della loro attuazione, forma specifica, no, propria. Ok? Bene, è chiaro questo? Domande? Avete domande sulla biologia? No, va bene. Allora, un corollario. Aristotele, nella sua ricerca biologica, nei suoi studi biologici e poi appunto nelle sue tesi biologiche che abbiamo parzialmente esaminato, si basò moltissimo sull'osservazione diretta, ravvicinata, ripetuta, non soltanto la vista, ma anche il tatto, l'odorato, naturalmente il tatto dei corpi degli esseri viventi, degli animali, delle piante, gli odori emanati dai corpi, ma anche dalle viscere, no? Quindi praticava ovviamente a questo fine, praticava anche, no, il sezionamento dei cadaveri, ma dei cadaveri degli animali, ma non degli uomini, perché era considerato un tabù per la religione greca. Il corpo morto era sacro, no? Vi ricordate i miti, la religiosità greca? Per evitare di divagare, veniamo al dunque, e cioè non solo metteva proprio lui stesso, per così dire, le mani in pasta, ma ascoltava, andava a intervistare i cacciatori, i pescatori, i macellai, gli allevatori degli animali, no, proprio per acquisire informazioni. E in questo senso Aristotele sostiene che non è vero che le scienze terrestri, come appunto la biologia, non possono essere scienze, come aveva sostenuto Platone. Vi ricordate che Platone sosteneva che soltanto la musica, l'astronomia, l'aritmetica e la geometria sono vere scienze. La fisica terrestre, la biologia, la chimica, eccetera, non possono essere vere scienze perché non si possono matematizzare, perché non sono regolari. Aristotele non la pensa così,
Perché Aristotele non la pensa così? Perché Aristotele sostiene, così entriamo nel merito anche della matematica, perché Aristotele sostiene che la matematica non è la struttura intrinseca del cosmo. No, il cosmo, secondo Aristotele, non ha una organizzazione, un ordine interno di tipo matematico. La matematica è soltanto una costruzione mentale dell'uomo. La matematica è una scienza astratta. In quanto scienza astratta, possiamo servircene, ma possiamo servircene solo molto, molto parzialmente. Allora, possiamo servircene per conoscere, descrivere, spiegare le proprietà quantitative di tutte le cose. Ma secondo Aristotele, le proprietà quantitative, per esempio il peso, il volume, la lunghezza, le proprietà quantitative di tutte le cose, per esempio degli animali o dei vegetali, sono proprietà secondarie, sono proprietà meno importanti delle proprietà qualitative. Per conoscere le cose fisiche, gli animali, i vegetali, ma non solo, anche appunto anche i minerali, no? Anche a livello geologico, a livello chimico, ma anche a livello appunto di spiegazione, come avevamo già visto, dei movimenti terrestri, sono più importanti le proprietà qualitative. Quindi per fare scienza bisogna conoscere le proprietà e spiegare, descrivere, spiegare le proprietà qualitative. Dunque, la matematica in questo senso è marginale. La matematica può essere usata solo per conoscere le proprietà meno importanti, quelle quantitative. Non solo, ma siccome la matematica è una produzione della mente umana, e quindi è astratta, è fatta di enti astratti, cioè i numeri sono astrazioni, ma anche i triangoli, anche i cubi sono astrazioni, non possono essere uguagliate queste astrazioni alle cose reali, ai corpi reali. Non esistono corpi perfettamente cubici o superfici di corpi perfettamente triangolari. No. Quindi, in questo senso, la matematica ha un secondo limite. No, quindi, innanzitutto è limitata perché ci fa conoscere solo una piccola parte e oltretutto una parte secondaria della realtà. Ma in secondo luogo è limitata perché la sua conoscenza, essendo astratta, la sua conoscenza è approssimativa, non è precisa. Beh, tutto il contrario di Platone. La matematica, appunto, la matematica in sé stessa è precisa, ma per descrivere e spiegare la realtà non è precisa, perché la realtà non è fatta, non è uguale alle nozioni matematiche. Quindi è soltanto la matematica ci dà una conoscenza verosimile, approssimativa, non vera. Ok, ne consegue che per fare scienza, secondo Aristotele, non c'è bisogno di matematica. Platone aveva sostenuto che se una scienza non usa la matematica non è scienza. No, aveva sostenuto che per fare scienza bisognava descrivere e spiegare i fenomeni naturali in modo matematico. Al contrario, Aristotele sostiene che per fare scienza
non bisogna usare se non parzialmente, se non marginalmente e molto con le pinze la matematica. Semmai, come vedremo, bisogna usare il linguaggio logico, il logos, perché il linguaggio logico descrive e spiega le qualità, le caratteristiche qualitative, che sono l'aspetto prioritario, l'aspetto primario della realtà fisica, del cosmo fisico. Dunque, le scienze della Terra, le scienze naturali terrestri, della regione terrestre, possono essere vere scienze, non sono solo conoscenze approssimative, no, sono scienze, la biologia, la geologia, la chimica, la meteorologia, sono scienze e oltretutto hanno un vantaggio rispetto alle scienze celesti, per esempio, no, la biologia ha un vantaggio rispetto all'astronomia. Perché? Perché è vero che l'astronomia può basarsi su una maggiore regolarità dei fenomeni celesti, su un ordine che è più facilmente, certo, è più facilmente anche matematizzabile, ma le nostre osservazioni empiriche dei fenomeni celesti, dei moti celesti, sono molto minori, molto meno significative. Perché? Perché gli astri sono molto lontani, mentre per esempio in biologia noi possiamo avere molte più osservazioni sensibili, perché appunto perché gli animali, le piante sono, le rocce sono vicine a noi, noi possiamo avvicinarci a una pianta, possiamo avvicinarci a un abete e possiamo osservarlo da vicino in modo preciso, in modo scrupoloso, quanto vogliamo. La stessa cosa non possiamo fare con Marte, la stessa cosa non possiamo fare nemmeno col Sole, nemmeno con la Luna, che pure è più vicina. No. Quindi, da questo punto di vista, addirittura Aristotele si spinge a sostenere che le scienze terrestri sono avvantaggiate, quindi da questo punto di vista, almeno per questo aspetto, sono più scientifiche delle scienze celesti. Ok? Bene, a questo punto ormai ci avviciniamo al termine della lezione. La prossima volta affronteremo invece la psicologia, ma attenzione, vedremo che per Aristotele la psicologia non ha, il termine psicologia non ha lo stesso significato che ha per noi oggi, perché psicologia etimologicamente vuol dire scienza, logos, discorso razionale, scienza della psiche, e la psiche, secondo Aristotele, ma secondo anche i primi filosofi, la psiche, vi ricordate, è il respiro, è il principio vitale, è il principio della vita, quindi è il principio fondamentale di tutti gli esseri viventi, no? Tutti gli esseri viventi si differenziano dagli esseri non viventi, no, le piante, gli animali si differenziano dalle rocce perché hanno una psiche. No, la psiche è proprio la base della vita e quindi della biologia. No, in questo senso, per questo aspetto, la psicologia aristotelica è in stretto collegamento, è una continuazione della biologia, perché appunto la psiche o anima è il principio fondamentale di tutti gli esseri viventi, appunto di tutti gli essenti
biologici. E da questo punto di vista Aristotele distingue, abbiamo ancora qualche minuto, distingue tre tipi di psiche, o meglio tre livelli di psiche, tre livelli di anima, tre tipi di anima. Usiamo pure la traduzione latina e poi italiana di psiche, anima. No, ricordate che psiche vuol dire respiro. Ok. Allora, l'anima vegetativa, l'anima sensitiva e l'anima razionale. L'anima vegetativa è l'anima propria, naturalmente, dei vegetali. È l'anima che governa, aziona, governa le funzioni vitali, le funzioni biologiche dell'alimentazione, del nutrimento alimentazione, della crescita e della riproduzione. L'anima, chiaramente l'anima vegetativa è propria di tutti i vegetali. L'anima invece sensitiva, propria di tutti gli animali, l'anima sensitiva governa le funzioni dell'anima vegetativa. Cioè l'anima sensitiva include le funzioni dell'anima vegetativa, ma aggiunge a quelle funzioni, alimentazione, crescita e riproduzione, aggiunge altre funzioni, altre capacità, e cioè il movimento, la sensibilità, la conoscenza sensibile, il desiderare, l'appetire, no? Il sentire il bisogno desiderio di qualcosa, e appunto, ripeto, in comune con tutti gli animali, infine l'anima razionale è l'anima che chiaramente include sia l'anima vegetativa sia l'anima sensitiva, ma in più svolge la funzione della conoscenza razionale. E in questo senso l'anima razionale è propria soltanto degli esseri umani, è propria soltanto della specie umana. Quindi la specie umana ha un'anima vegetativa, ha un'anima sensitiva, ma queste due anime sono incluse nella sua anima razionale, che solo la specie umana possiede, mentre le altre specie animali e vegetali non posseggono l'anima razionale, non posseggono l'intelligenza. Ok, avete delle domande? O è abbastanza chiaro? Sì, ci siamo? Ci siamo, ci siamo? Ok, buon appetito, credo che abbiate finito anche voi, no? Oggi finiamo insieme, ok. A domani è sabato del villaggio, ottimo. Ciao, ciao, ciao a tutti.